La missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede una riforma per gli anziani non autosufficienti, che sia una riforma unitaria e organica, che mette insieme tutti gli interventi che sono necessari agli anziani non autosufficienti del nostro paese. Sono 4 milioni circa di persone e tutte le loro famiglie, tutti i loro caregiver, spesso caregiver familiari, che sono interessati da questa riforma. Una riforma che si attende da tanto tempo, da decenni, dagli anni 90, e che finora, fino al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sembrava un obiettivo lontano da raggiungere. Fortunatamente è stata messa a tema dal piano e fortunatamente il piano dà delle indicazioni sulla natura di questa riforma, che deve essere una riforma urgente perché deve essere realizzata entro la fine della legislatura e deve essere una riforma unitaria, in cui cioè gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie trovino facilità nell'accesso a tutti i servizi e a tutte le misure previste per la loro condizione. Oggi 50 soggetti interessati al tema della non autosufficienza degli anziani, perché operatori sanitari, associazioni, sindacati si sono messi insieme per elaborare un contributo originale e unitario rispetto al tema della non autosufficienza degli anziani. Ciascuno ha portato in questo contributo che vogliamo mettere a disposizione delle istituzioni un proprio focus, un proprio punto di vista, e crediamo che proprio dalla sinergia dei punti di vista sia venuta fuori una proposta che è una proposta unitaria, che è una proposta organica, che vuole affrontare i temi della non autosufficienza degli anziani in modo coerente ed organizzato. Quali sono i punti di forza di questa proposta? Innanzitutto un sistema nazionale per la non autosufficienza degli anziani, un sistema unico che metta insieme lo Stato, le regioni, i comuni, che metta insieme l'aspetto sociale e l'aspetto sanitario, perché i bisogni degli anziani vanno integrati, perché l'aspetto sociale e l'aspetto sanitario non possono essere frammentati, ma devono essere trattati insieme. Quindi un sistema è un punto d'accesso unitario che permetta agli anziani e alle loro famiglie di non disperdersi nella burocrazia, di non disperdersi tra i servizi, ma di trovare risposte coerenti, uniformi ai loro bisogni. Due, il fatto di aver considerato l'integrazione dei servizi come il punto di forza di una proposta, e quindi sì alla domiciliarità, sì a una nuova idea di domiciliarità, perché in questo momento l'assistenza domiciliare è scarsa numericamente, è scarsa nell'offerta ed è scarsa nell'integrazione tra l'aspetto sociale e l'aspetto sanitario, che invece vuole essere un punto di forza della nostra proposta, ma sì anche ad una residenzialità nuova, più qualificata, che tenga conto anche delle disomogeneità sul territorio, perché le residenze sanitarie non sono distribuite equamente all'interno del nostro paese e creano aree di forte vuoto dal punto di vista territoriale. Sì a forme nuove di residenzialità, per esempio ad abitazioni civili, perché il 90% degli anziani non autosufficienti ha una casa di proprietà, che possano essere riqualificate, messe a disposizione di un progetto di cura e di assistenza integrato. Sì a un finanziamento pubblico più cospicuo, perché è necessario che lo Stato investa su un tema che ha a che fare con il futuro del nostro paese, come quello degli anziani. Oggi 4 milioni circa gli anziani non autosufficienti, ma con l'invecchiamento della popolazione e l'aspettativa di vita che cresce, un numero destinato ad aumentare nel corso del tempo, per il quale perciò occorrono degli interventi sistematici e coerenti fin da subito. In questi mesi, come cittadinanza attiva, abbiamo fatto la nostra parte affinché si ottenesse oggi questo importante risultato di un patto che mette insieme tanti soggetti diversi, ma su una proposta comune che è stata ampiamente condivisa. Noi vogliamo offrirla come contributo alle istituzioni, a tutte le istituzioni che devono lavorare sulla riforma, mettendo in evidenza qual è l'aspetto fondamentale del percorso che abbiamo fatto.
fatto. Avere questa riforma nei tempi utili e quindi entro la fine della legislatura e poter avere una riforma finalmente unitaria, integrata, che guardi all'anziano e alle sue famiglie come un soggetto che ha dei bisogni da tenere insieme, che non possono essere separati in compartimenti stagno, ma che devono ottenere una risposta efficace, sistematica e semplice. Soprattutto la parola d'ordine è un accesso semplice, ecco perché proponiamo questo sistema nazionale per la non autosufficienza.